Salve a tutti amici di Pianeta Smart, bentornati in nostra compagnia. Come avrete letto dal titolo, siamo in compagnia di Xiaomi Mi 6, ovvero il nuovo top di gamma presentato poche settimane fa dall'azienda cinese. Finalmente siamo riusciti ad averlo tra le nostre mani e lo stiamo già testando per voi, ma oggi siamo qui per proporvi il nostro unboxing come di consueto, farvi vedere cosa troviamo nella confezione, raccontarvi un attimino i prezzi di vendita del nostro, chiamiamolo ormai amico partner, ovvero Tekel Smartphone, che lo vende a circa 530 euro se lo vorrete acquistare sul suo sito, oppure 585 euro se lo vorrete acquistare su eBay tramite sempre il suo store. Ovviamente abbiamo un codice sconto da 5 euro utilizzabile su eBay per il suo sito. Ci stiamo lavorando, quando avremo novità lo metteremo ovviamente in descrizione scritto, ma prima di andare a vedere l'unboxing del nostro Xiaomi Mi 6 vi invito a cliccare mi piace al video, condividerlo, farlo vedere a chiunque, perché abbiamo bisogno di voi. E ora facciamo partire la sigla. Eccoci qua amici di Pianeta Smart, siamo con il nostro Xiaomi Mi 6, tanto atteso da noi, tanto atteso da voi, tanto atteso da chiunque, e noi finalmente lo abbiamo grazie ancora a Tekel Smartphone. Ovviamente vi lasceremo il link in descrizione per un eventuale acquisto da parte vostra, e vi ricordiamo il codice sconto di 5 euro che vi offriamo noi, che vi offre Tekel Smartphone. Un piccolo ringraziamento perché ci seguite. Andiamo a vedere la confezione di vendita dello Xiaomi Mi 6 e cosa vi invia anche in omaggio Tekel Smartphone. Un vetro temperato ovviamente per lo Xiaomi Mi 6, come abbiamo visto già nel Redmi 4X. Una coverina sempre per lo Xiaomi Mi 6, come abbiamo visto anche lì per lo Xiaomi Mi Mix. Ma eccolo qua, questo è lo Xiaomi Mi 6, veramente bello nelle sue curve, nelle sue linee, davvero ben fatto con questo frame in metallo e questa lavorazione in ceramica, è davvero molto bello, ma non so se si vede, trattiene veramente un sacco di ditate, ma questo qua lo vediamo dopo da più vicino, lo metto da parte. Abbiamo un'altra coverina che viene data in dotazione direttamente dall'azienda, una coverina carina, ma anche lei trattiene veramente un sacco di ditate. Devo dire che però è molto carina e decisamente antiscivolo, cosa molto importante perché questo Xiaomi Mi 6 con la lavorazione in ceramica è veramente veramente scivolosissimo. Classici manuali di istruzioni di Xiaomi, ovvero scritti in cinese dove non si capisce una beata mazza, spillettina per togliere il vano delle dual sim, caricatore da parete ovviamente cinese, ma ovviamente Tekel Smartphone vi darà l'adattatorino da cinese ed italiano. E ricarica da 5V, 3A, 9V, 2A, 12V, 1A e mezzo, quindi direi decisamente rapida. Qui troviamo cavo Type-C USB, e visto che lo Xiaomi Mi 6 non è dotato di uscita jack audio, abbiamo Type-C con l'uscita jack audio, quindi abbiamo un adattatorino stile iPhone per poter utilizzare le nostre cuffie con l'uscita, con l'ingresso jack audio. Io direi di andarlo a vedere da più vicino, acceso, andiamo a vedere da più vicino le sue linee, scopriamo un po' le caratteristiche, e abbiamo una grande novità.
Andiamo a vedere insieme le caratteristiche di questo Xiaomi Mi 6. Abbiamo uno schermo da 5,15 pollici in Full HD, uno Snapdragon 835 con 6 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. Abbiamo una seconda versione con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Le fotocamere posteriori sono due, entrambi da 12 megapixel, uno con apertura focale 1.8 stabilizzata su 4 assi, una con apertura focale 2.6 che va a replicare uno zoom ottico 2x. Abbiamo la possibilità di registrare i video fino a 4K. La fotocamera frontale è da 8 megapixel, il tutto è rinchiuso in dimensioni decisamente compatte, 145x70x7,45 mm. La batteria interna è da 3350 mAh e come connettività siamo decisamente ben forniti, ovvero abbiamo uno slot dual SIM, copertura LTE, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C e addirittura gli infrarossi come da tradizione Xiaomi. Ma la novità che noi vi portiamo è la ROM che abbiamo trovato installata nel nostro dispositivo, ovvero la Global Stabile della MIUI 8.2. Quindi abbiamo la possibilità di selezionare l'italiano, abbiamo la possibilità di, anzi, troviamo già installato il Play Store, quindi abbiamo un telefono utilizzabile già dalla prima accensione. Io direi che con questo è tutto, ovviamente lo testeremo per voi, vi proporremo la nostra recensione, ma ci vediamo al prossimo video.